L'equipe Orizzonte si piega ma non si spezza al cospetto delle vice campionesse europee del Sabadell. Il 9-12 maturato alla Comunale di Nesima sabato pomeriggio complica ma non compromette i sogni europei della squadra allenata da Martina Miceli. Partono bene le catanesi che trovano il doppio vantaggio subito con Bianconi e Garibotti dopo 4 minuti. Le spagnole però non si lasciano impressionare e riescono a controsorpassare a stretto giro di posta portandosi sul 2-3 entro la prima sirena. Il sostanziale equilibrio tra le due formazioni si spezza nel secondo quarto quando le iberiche scavano il solco con una doppietta di Neuschol e Garcia Godoy. Le catanesi invece sembrano smarrire quell'impeto che le aveva portate al doppio vantaggio a inizio gara, riuscendo a colpire solo una volta con Claudia Marletta. Si va al cambio campo sul 3-6. Nella seconda parte della sfida, l'equipe spinta dallo splendido pubblico di Nesima prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Dopo il 3-7 di Muñoz, Marletta e Van der Slot accorciano nuovamente sul 5-7. Il Sabadell risponde colpo sul colpo e amplia il break con Ortiz, Muñoz e Leyton Arones che lo spingono sul 5-9. Il rigore di Jacquet vale il 5-10 ospite in apertura dell'ultimo tempo e sembrerebbe spegnere qualsiasi tentativo di reazione catanese. Le rossazzurre però ritrovano i pieni giri del motore in un finale in cui Claudia Marletta diventa trascinatrice per il 4-3 parziale che chiude il match e aggiudica un vantaggio non incrollabile al Sabadell in vista dell'infuocata partita di ritorno in programma in Spagna il 12 marzo.